Pantomima è nata dal progetto di una performance. Il tutto doveva essere realizzato in poche ore e in un unico atto pittorico. Per questo ho dovuto cambiare tutto quello che erano i miei pensieri passati. Io in realtà ho sempre lavorato con l'olio. Adesso per fare questo tipo di lavoro ho dovuto iniziare a lavorare con l'acrilico, che in un certo modo non ho mai amato così tanto la follia. Il tutto è nato da un'idea lavorativa, quella proprio della performance dal vivo, ma in realtà poi ho trovato anche un enorme piacere proprio nel fatto di trovarmi davanti a una tela e di doverla iniziare e finire nello stesso giorno. In quel caso mi sentivo proprio di lasciarmi andare, in quel caso mi piaceva l'idea di poter essere istintivo. Manico più vicine. Allora, anche l'occhio più... Un bel sorriso. Guarda me. Guardami. Devo scegliere io tra 150 foto quelle che mi piacciono di più, e mi piace proprio l'idea di averne 150 almeno da poter scegliere. Mi piace l'idea di avere di essere riuscito a tirar fuori almeno 20 possibilità di quadro e poi magari sceglierne solo una. Non sempre il mio racconto nasce prima della fotografia, eh. Molto spesso mi capita di tirar fuori qualcosa direttamente con chi sta lavorando con me, però mi piace proprio l'idea di poter fare questo progetto e di iniziarlo e di finirlo, cioè mi piace proprio la mia giornata lavorativa. Vorrei essere il discorso commerciale, però sì, sicuramente... Però, dico, anche la posa è più... come foto mi piace, questa più senso. No, sicuramente è più in linea. Però guarda che belle luci qua. Mi sembrava arte quello che in un certo senso era meno studiato possibile, cioè l'idea di progetto iniziale lo concepisco, ma non mi piace che la pittura sia un lavoro. Non mi piace che la pittura sia legata al particolare,
all'essere preciso, a tutto quello che posso considerare più artigianale. Deve essere una cosa che deve emozionare anche me, deve essere una cosa che tiro fuori di getto. Mi piace collegare l'arte all'istinto, qualcosa che ti viene da dentro. Mi piace che alla fine esca te stesso nella tela, non solo quanto sei bravo tecnicamente. Ed è lì che l'errore non ha più un senso, anzi diventa la tua particolarità. È lì che la schizzata, è lì che la parte più densa di colore, che non è nella foto, ma che sei riuscito a tirar fuori da dentro, che hai messo su tela, è lì che viene fuori quello che piace a me, che alla fine mi dà soddisfazione. Thank you.